Io non voglio togliere tempo ai relatori e agli amici che sono intervenuti e direi che possiamo cominciare dando subito la parola a Gian Piero Bagni, che è il curatore di quest'opera. Grazie a tutti di essere intervenuti, buon ascolto. Allora, buonasera a tutti, io sono appunto l'autore del libro e qui a fianco a me ho i miei coautori del documentario, che sono Marco Serra e Massimo Ricci, che sono giornalista e regista televisivo, che lavorano per una televisione che copre l'Emilia Romagna e le Marche. E la ricerca in realtà parte dall'interesse per un personaggio. Questo personaggio si chiama Pietro da Bologna e credo che sia più interessante. Vi parlerò brevemente dei luoghi templari a Bologna, ma credo che sia più interessante questa sera parlarvi di questo personaggio, perché l'avere probabilmente identificato la sua identità e la sua vita ha una rilevanza a livello europeo e non a livello locale, perché è il difensore capo dei templari al processo di Parigi che si svolge contro lo Stato Maggiore Templare nel 1310. Questo personaggio sembra scompaia nelle carceri di Parigi il 18 maggio del 1310. Questa ricerca porterebbe a pensare che in effetti invece lui sopravviva, riesca a fuggire, riesca a scappare, tornare a Bologna e muoia come cavaliere di San Giovanni, come cavaliere di Malta nel 1329, e venga sepolto nella Magione bolognese e rimanga la sua tomba all'interno di questa chiesa in Strada Maggiore, quindi lungo la Via Emilia, fino a tutti i primi anni del 1800. In basso a sinistra c'è il simbolo, il disegno che vuole rappresentare la firma in qualche modo del notaio che autenticava questo documento. Ed è importante perché in questo atto troviamo questo personaggio, questo Pietro, che nel 1309 evidentemente era vivo e vegeto e a Bologna. E i templari avevano sede lungo la Via Emilia, Strada Maggiore è il nome della parte urbana della Via Emilia all'interno della città. Questa è un'immagine ovviamente settecentesca, quando la proprietà era dei Cavalieri di Malta. Ma all'interno di quella chiesa, che è evidenziata lì al centro, vi era la tomba di frate Pietro, ancora ai primi dell'Ottocento, dalla testimonianza che ho trovato, è indicata all'interno di quella chiesa. I templari, i cavalieri di Malta, che all'epoca si chiamavano cavalieri di San Giovanni, i cavalieri teutonici e i cavalieri del Santo Sepolcro. Curiosamente i Cavalieri del Santo Sepolcro hanno ancora sede a fianco di dove era l'antica Magione Templare. E anche per quello che riguarda il territorio, e poi finisco con la distribuzione dei beni a Bologna e parliamo del personaggio, che credo che abbia un interesse da questo punto di vista maggiore, anche sul territorio abbiamo la dislocazione dei beni tutti nella parte est della città. Del contado, vedete, questa è la città, tutti i beni sono dislocati in questa zona di pianura, quindi probabilmente anche in questo caso c'è una divisione con gli altri ordini delle zone di influenza e di presenza sul territorio. Ecco, questa invece è la sede attualmente riconducibile all'antica Magione, questo è il palazzo che avete visto in quell'immagine settecentesca prima, che sostanzialmente è rimasto intatto anche col suo cortile interno. E qui vi è ancora, sul lungo la Via Emilia, la lapide dello spostamento della torre del Tempio,
Nell'anno 1455 Aristotele Fioravanti bolognese, che poi andrà e sarà chiamato dallo zar a costruire il Cremlino a Mosca, con nuovo ardimento qui trasportò intatta per lo spazio di più di 13 metri la torre di Santa Maria della Magione, alta 25 metri, che fu demolita nel 1825. Come fa a spostarla? La fa camminare su dei rulli di legno e mano a mano sposta questi rulli. Aveva una tale fiducia in questo meccanismo che mette suo figlio in cima alla torre campanaria a suonare le campane man mano che la torre camminava lungo la strada. E questa invece è una delle sale interne della parte rimasta intatta. Ho avuto la fortuna di far datare le travi attraverso il carbonio 14 e la dendrocronologia, cioè lo studio dell'accrescimento dell'albero prima del suo taglio e prima che diventi una trave, e abbiamo una datazione molto precisa al 1294, più o meno 7 anni, quindi in piena epoca templare e in piena epoca di presenza di questo personaggio di cui abbiamo seguito le tracce, come dice il titolo sia del DVD che del libro, perché volevamo capire che fine aveva fatto. Questo è l'ingresso antico rimasto della struttura non deturpata, perlomeno in modo significativo, in epoca moderna. E vabbè, e questi sono i carotaggi da cui poi abbiamo tratto le informazioni, che sono state mandate a un laboratorio in Germania, che è il laboratorio maggiormente attrezzato per queste indagini scientifiche, che riducono enormemente la percentuale di errore, perché unendo queste due tecniche si riesce a ridurre dai 25 anni, che può essere la percentuale di errore di indagine col carbonio, a 7 anni. Quindi ci permette di essere sicuri che la sala fosse stata ristrutturata, risistemata in epoca templare. Dietro di volta dell'accesso dell'entrata alla Magione, con una strana iconografia che però abbiamo ritrovato in due sigilli templari della fine del 200, che uniti assieme ci danno un'iconografia simile, cioè l'aquila con le due teste e lo scudo con la croce templare al centro. E questa invece si può vedere meglio nel DVD, perché abbiamo cercato di rappresentare, poi meglio racconteranno i miei amici la scoperta di questa campana. Comunque questa campana ci riproduce Frate Petrus de Bologna fecit 1303. Quindi abbiamo una testimonianza di questo frate Pietro da Bologna di cui ci siamo messi sulle tracce. E infatti vi dico due parole sul templare. Ecco, allora, questa sarebbe la tomba. Gli storici, i maggiori storici europei, cercano da 700 anni questo personaggio per capire che fine ha fatto il difensore dei templari. In realtà il difensore dei templari torna bello tranquillo nella sua città e diventa cavaliere di Malta e viene sepolto rappresentato come chierico, perché la documentazione del processo di Parigi ci dice che lui era sì un cavaliere templare, ma era chierico, era uno dei pochi templari che avevano anche la possibilità di dire messa, e infatti ci viene rappresentato con i suoi abiti sacerdotali più importanti. Ma la cosa più interessante è che nell'iscrizione ci viene dato anche il suo cognome, Pietro Roda, e ci viene detto che lui era un pugil, cioè un difensore nel duello giudiziario dell'ordine. Quindi sono degli indizi importanti perché questo personaggio possa essere effettivamente il personaggio che cercavamo. Se andiamo avanti. E inoltre nell'inventario che abbiamo mostrato prima viene indicato Frate Petrum de Rotis, vedete qui in basso cerchiato in rosso, che è lo stesso nome e cognome del personaggio della tomba che avete visto prima, e questo è l'inventario dei beni templari fatto redigere dall'Inquisizione nel 1309, in cui sono citati templari presenti in città e ancora, diciamo, liberi in qualche modo, e che vengono posti a capo di alcuni dei poteri da gestire da parte dell'Inquisizione. Inoltre, in un altro dei documenti, tutti questi documenti sono conservati all'archivio arcivescovile di Ravenna, perché l'arcivescovo Rinaldo da Concorenzo era stato colui che era stato incaricato dal Papa di svolgere i processi per quello che riguardava una parte del nord Italia
fino alle banche. E quindi Rinaldo sovrintende ai processi che si svolgono sostanzialmente da Lodi, Piacenza, Pavia, Parma, Bologna, fino alla Romagna e fino al Montefeltro. Quindi in questa documentazione straordinaria conservata all'archivio arcivescovile di Ravenna abbiamo più volte nei documenti citato un Pietro precettore della casa di Bologna. Sono tutti documenti che vanno circa dal 1309 al 1312, quindi abbiamo una testimonianza continuativa della presenza di questo personaggio, tranne che nel 1310, in cui lui effettivamente è testimoniato a Parigi a difendere Jacques de Molay al processo famoso verso lo Stato Maggiore Templare. Brevemente ci presentiamo, io e Marco Serra lavoriamo per TV, un gruppo televisivo attivo sull'Emilia Romagna. Marco ha una grande esperienza di regia televisiva, di documentari, è stato in Kosovo a seguito del contingente italiano, insomma. Però quando abbiamo conosciuto Giampiero e lui ci ha parlato della sua ricerca, è stato automatico andargli incontro e capire che insomma lì c'era una notizia, perché immagino che chiunque al nostro posto si sarebbe messo in prima fila per cercare di raccontare tutto quello che Giampiero ha scoperto. È in effetti una ricerca che apre degli scenari non solo locali, come Giampiero ci ha spiegato. Noi siamo certamente partiti dal locale e dal ricercare, dal filmare i luoghi templari. Infatti siamo stati a Ravenna, abbiamo ripreso queste pergamene, quattro pergamene del 1300 in anteprima mondiale, perché nessuno gli aveva mai piazzato la telecamera davanti. Siamo saliti sul campanile di Monte Budello, che è una frazione, un piccolo paese della provincia di Bologna, per filmare quella campana che abbiamo visto, che magari adesso grazie appunto a Marchino riusciamo a rimettere in video. E tra l'altro non senza difficoltà, perché appunto ci siamo arrampicati fino all'ultimo piano del campanile e anche lì non penso che telecamere siano mai arrivate. E quindi insomma abbiamo seguito tutta la ricerca di Giampiero passo passo per raccontarla anche con le immagini, che sappiamo essere il linguaggio di questo millennio, di questo secolo, di questo millennio, insomma, cercando di dare una testimonianza il più diretta possibile, facendo entrare appunto le persone dentro alla sala dei Templari, come è in questo caso, portandoli dentro al Museo della Storia per fare vedere e riprendere la pietra di volta che abbiamo visto poco fa e che era probabilmente sopra l'ingresso della Magione, per Ravenna, per riprendere le pergamene. Abbiamo anche giocato un po', ma sempre in modo molto scientifico e con totale beneplacito di Giampiero, abbiamo anche giocato nel ricostruire, grazie alla collaborazione di alcuni figuranti, nel ricostruire un accampamento templare sulle colline di Bologna, per cercare insomma anche di alleggerire un pochino, ecco, vedete appunto abbiamo cercato di ricostruire, questo sarebbe Pietro da Bologna, abbiamo che cercato torna. Che torna da Parigi. E la ricerca ci ha anche fatto scoprire, noi, io ignorante della storia della mia stessa città di Bologna, ci ha fatto scoprire quella che è stato un passaggio glorioso, un motivo di vanto per Bologna e immagino per tante altre città del nord Italia, non esclusa, credo, senz'altro Milano. Un passato, quello dei Templari, che è stato cancellato da una vera e propria damnatio memoriae, perché per andare a ritrovare le tracce abbiamo bisogno di un aiuto di un bravissimo storico come Giampiero. L'ordine di Malta e prima ancora i processi hanno cancellato il più possibile di quello che era la presenza templare sui nostri luoghi, però una storia che ha un lieto fine rispetto a quello che è stato invece per esempio a Parigi, con, conosciamo tutti, il rogo di Jacques de Molay, perché dalle nostre parti in Emilia il processo si è tenuto sotto la presidenza, come dire, dell'arcivescovo di Ravenna, questo Rinaldo da Concorenzo, tra l'altro delle parti vostre, un arcivescovo, oserei dire, illuminato, perché ha comunque
assoluto, posso dire così, i templari bolognesi che hanno potuto continuare a vivere, a sopravvivere, e sono entrati nell'ordine di Malta, sani e salvi. Poi c'è stata comunque la damnatio memoriae e la cancellazione delle tracce fisiche, però non c'è stato neanche un condannato a morte, diciamo, neanche una messo sotto tortura, come invece. Passerei la parola a Marco per parlare un po' anche dei dettagli tecnici della ricostruzione, soprattutto di aver filmato queste famose pergamene di Ravenna, la campana, eccetera. La grossa fortuna che abbiamo avuto è di aver avuto accesso diretto a questi documenti, e la nostra grande soddisfazione sta nel fatto che questi documenti sono unici. Adesso lo vedrete, ci sarà qualche breve flash su qualcuna delle tante pergamene che abbiamo avuto modo di visionare, di filmare. La unicità dei documenti, come magari Giampiero ci potrebbe spiegare adesso, sta nel fatto che non esistono copie degli archivi vaticani di questi elementi, quindi sono documenti unici al mondo. Lo diciamo con un pizzico di vanto, questi documenti sono copia unica. Ad esempio, adesso non so se in questo breve filmato c'è, comunque nella nostra, ovviamente nel nostro documentario è prevista, c'è una bolla papale, abbiamo ripreso una bolla papale, e è il documento più importante forse che riguarda la purgazione dei cavalieri templari nel nostro territorio. Sono documenti unici, non ci sono copie, in quanto il papato non era a Roma in quel periodo, ma era dislocato in Francia. A questo punto la nostra soddisfazione sta nel fatto, primo, di aver portato alla luce questi elementi che sono conservati perfettamente nell'archivio di Ravenna, e diciamo, quando dico perfettamente tangibilmente, sembrano documenti stampati l'altro ieri, invece hanno 800 e passa anni. Io saluto semplicemente e non devo dire null'altro che, come giustamente è stato detto, segreto non è, non ci sono, c'è tutta una storia di templarismo, neotemplarismo, molte associazioni, molte formazioni più o meno titolate si richiamano, reclamano discendenze, genealogie, e invece nel caso che qui ci occupa, che è una ricerca storica basata su documenti, c'è stata l'attenzione da parte di un'associazione di fedeli che ha una sede in Poggi Bonsi, che ha una autorizzazione da parte del Vaticano a avere come propria regola quella di San Bernardo di Chiaraballe. Questa associazione, che si chiama Associazione Poveri Cavalieri di Cristo, è l'unico ente al momento autorizzato dalla Chiesa Cattolica a poter portare insegne e messaggio che era quello anticamente portato ai templari. Questa associazione ha una sua fondazione e una sua accademia di studio e di promozione della, non tanto della verità, perché la verità è un fatto storico scientifico, quantomeno di supporto e di ricerca scientifica, di supporto a chi vuole fare un certo tipo di ricerca scientifica. E quindi questo libro e queste pubblicazioni sono state viste con grandissimo favore, anche sono state in qualche modo sponsorizzate, non economicamente, perché non c'è nessuna ricchezza e nessuna occulto potere che dà ulteriore ricchezza, ma sono state quantomeno supportate con tanto impegno e anche con tanta, come si può dire, con molto plauso, ecco. E quindi il mio intervento era solo volto a ricordare che in questa ricerca, come anche nell'attuale, chiamiamola così, conformazione templare unica sotto il profilo della legittimazione del diritto ecclesiastico, non c'è e non è di interesse nessun approfondimento esoterico. Ludovino è stato modesto, ma lui rappresenta l'Accademia di Studi che è stata fondata, collegata a questa associazione di fedeli, dal professor Franco Cardini negli anni 80, e quindi la ricerca prosegue in qualche modo con la supervisione, diciamo così, del professor Cardini. Sicuramente buona domenica a tutti e alla prossima. Grazie. Arrivederci.